Andrea Sant'Agata, chef Digital Office di Mondadori, chef perché abbiamo anche già lo zafferano, quindi mi piace definirmi così. Mi occupo di digitale dal 2000, Italia Online, poi Virgilio, cose che adesso molti non conoscono neanche più, ma erano, diciamo, la scuola digitale del paese. E cosa faccio? Mi occupo di un team digitale di circa 180 persone che nasce dalla fusione avvenuta 2 anni fa del team digitale di Mondadori e di Banza Media, che è stata acquisita di Mondadori, un team che si occupa della produzione tecnologica, del marketing, dell'innovazione, della produzione di contenuti su circa 30 siti web e 80 canali social. Da studenti.it per gli studenti, alla tecnologia con Android World, alla moda con Grazia, a tutta la parte di beauty e femminili con Donna Moderna, alla cucina con Giallo Zafferano e Sale e Pepe, ai viaggi con Zingarate, all'intrattenimento con Film TV e soprattutto sorrisi.it, quindi una gamma di offerta molto ampia. Alla fine arriviamo a circa 30 verticalità coperte, di cui molti siamo leader, con anche una forte presenza social con quasi 80 canali, con quasi 24 milioni di follower complessivamente. Noi abbiamo due sfide: da una parte il fatto che Mondadori è da sempre la leader nei periodici in Italia, nei magazine, in segmenti come i femminili, con Grazia, Donna Moderna, con Sorrisi nell'intrattenimento, quindi lì la sfida è portare questi brand a essere brand del terzo millennio multimedia. Non basta la carta, non basta neanche più il digitale e i social, in certi casi andiamo anche verso gli eventi con Focus, con Giallo Zafferano, con altri, con Grazia, andiamo verso il mondo della televisione, potrebbe arrivare anche altri mezzi outdoor, quindi integrare, diventare leader in un segmento specifico parlando con il nostro pubblico multimezzo. Questa è la prima grande sfida e in parte già realizzata su alcuni di questi brand. Il punto invece più digitale è l'evoluzione da un editore, se vogliamo, già tradizionale, se ci vediamo come solo siti web, e anche nella comunicazione, nel rapporto social con gli utenti, già arrivato a un editore che deve diventare da un lato il fronte dell'innovazione, dall'altro il fronte di diventare un editore multimediale, quindi sempre più il linguaggio dei video e sempre più a contatto social con la propria utenza, ma un contatto social che sia metta veramente al centro la relazione con i nostri utenti, che diventano co-creatori del mezzo. In 10 anni abbiamo incontrato 100 realtà. Noi abbiamo sempre creduto in questo, nel fatto di essere una serra, nel fatto che il talento va cercato, non puoi avere la presunzione di seguire tutti i nuovi filoni dell'innovazione e non devi avere la presunzione di pensare di realizzarle senza nuovi talenti che si siano specializzati in quello. Quindi per noi rimanere aperta al mondo delle start-up vuol dire imparare anche solo dal confronto, poi non è detto che si faccia qualcosa, ma anche solo confrontarsi. Fargli capire, un grande operatore di una industria, di cosa può aver bisogno, ma anche capire il loro punto di vista e dove stanno andando. Dall'altro tutto il mondo della rivoluzione dei video, perché alla fine ci sono i video, sono sempre stati e sono appannaggio di grandi produzioni. Poi c'è tutto il mondo dell'innovazione pura, ad esempio nei sistemi di pagamento, e poi tutto il mondo del mobile, tutto quello che è l'evoluzione. Noi alla fine viviamo di advertising, ci basiamo su un modello che è puramente pubblicitario, quindi tutta l'evoluzione del mobile a noi interessa, quello che succede nel mondo dell'advertising in mobilità, legato ai dati, eccetera, eccetera. Io non credo più nei big data, ho già abbandonato questo, io credo nei dati di valore e purtroppo gli editori ne hanno molto pochi, non credo neanche troppo nell'iperprofilazione, credo invece in una rete che vada a scoprire i talenti che ci sono in rete. Noi vorremmo incontrare persone che da una parte facciano innovazione nei segmenti che ci interessano, dall'altra anche persone che ci stupiscano, che ci facciano capire che noi alla fine vogliamo fare contenuto, parlare a community a cui interessa del contenuto, che abbiano delle passioni e degli interessi. Noi ci saremo, vi diremo tutto quello che realmente facciamo, le difficoltà che stiamo incontrando, saremo a disposizione per spiegarvi tutto, ma soprattutto saremo a disposizione per ascoltare e per avere stimoli e idee da parte vostra. Spero che anche solo questo possa essere un momento interessante di confronto per entrambi, poi magari può anche nascere un'opportunità di business per entrambi.